Finalmente con la cappa dell'Europa che ho alle mie spalle vi posso dare qualche buona notizia. Ogni tanto ne abbiamo bisogno. Allora, la buona notizia è che la Comunità Europea ha stabilito un tetto massimo per il gas, che ovviamente dovrà essere rispettato in tutti gli stati che compongono l'Unione Europea fino al 2023. Quindi non potranno aumentare i prezzi oltre un limite. Purtroppo ad oggi non ti so dire di che cifra stiamo parlando, ma comunque mi sembra una mezza buona notizia. L'altra, a mio avviso, buona notizia è che entro il 2025 tutti gli edifici pubblici dovranno avere un impianto fotovoltaico sul tetto, il che a mio modesto parere è molto utile per avere una spinta alle rinnovabili. Altro aspetto, d'ora innanzi tutti gli edifici nuovi, ma questo in Italia c'era già, dovranno avere il fotovoltaico sul tetto. In Italia era in una misura minima, adesso spero che con questa nuova disposizione la quantità di fotovoltaico che verrà installata servirà effettivamente a un taglio dei costi per le persone e per le aziende. E un'ultima cosa, forse ancora più interessante, è che gli impianti fotovoltaici dovranno essere gestiti da un punto di vista burocratico entro i 90 giorni, entro i 3 mesi. Questo è un sogno per l'Italia, perché se ti capita una paesaggistica che io ogni tanto cito, a volte andiamo anche oltre questa soglia dei 90 giorni. Bene, fammi domande, dimmi cosa ne pensi, metti mi piace, condividi. Un saluto a tutti da Marco Fai, il tuo esperto del fotovoltaico. Ciao e buona serata.